L'ultima prova del campionato italiano Sport Production ha visto l'epilogo in occasione della Coppa Italia 2013, che si è svolta presso il circuito internazionale del Mugello. Nella due tempi la pole position è andata allo spezzino Marco Baldassarre, Aprilia, bravo a mettersi alle spalle i protagonisti della stagione 2013. Il Ligure ha fatto segnare il miglior tempo di poco meno di due decimi rispetto al crono di uno dei candidati al podio finale, Rudy Oliva, Aprilia, mentre in terza piazza è finito il leader della classifica, l'altro Ligure, Federico Drago, ma Stranger e Luke completano la top 5 di giornata. La quattro tempi ha visto conquistare la tabella della pole a Luca Mancarella, seguito da un trio formato da Enrico Tognocchi, Luigi Ritucci e Gianfranco Cucco, che però non sembrano avere il passo del leader. A proposito di leader, il neocampione italiano di categoria, l'abruzzese Fausto Mincione, scatta dall'ottava piazza. Al via Fausto Mincione, Kawasaki si porta subito al comando dominando la classe 4 tempi. Il neocampione italiano di categoria ha voluto chiudere al meglio la stagione, centrando la quinta vittoria su 5 tappe disputate e passando sotto la bandiera scacchi con più di 8 secondi di vantaggio su Luca Mancarella. Terzo di giornata il romano Elia Veronesi. Sì, è stato un bellissimo campionato, mi sono divertito, soprattutto quest'ultima gara che dopo non delle buone qualifiche sono partito un po' indietro e sono riuscito a recuperare fino alla prima posizione e sono riuscito ad andarmene. E ringrazio Scuderia Platini, Kawasaki Italia, i miei fan, Domenico Feliciani, il primo fan, e tutti i miei amici e gli sponsor e quelli che mi seguono. È andata molto bene, sono più che contento, sono soddisfatto di questo fine campionato. Sono arrivato secondo in una categoria 300. Niente, voglio ringraziare in particolar modo il signor Platini, che non è stato corretto dall'inizio, perché aveva detto che il 300 andava uguale ai 250. Però visto le gare non è stato così. Comunque niente, sono 2 anni che facciamo questo campionato e so solo che per vincere si deve essere sotto la tenda di Platini. Niente, ringrazio papà, lo zio e gli amici e i fan che ci vengono a vedere. Beh, la gara è andata abbastanza bene, dai, abbiamo avuto un weekend difficile, purtroppo per qualche problema meccanico non siamo riusciti a stare dietro ai primi due. Voglio ringraziare il team Platini, i miei genitori e tutti quelli che mi seguono. La Sport Production due tempi è stata caratterizzata da una grande rimonta di Daniele Scagnetti, Yamaha. Il 24enne di Rovereto ha centrato in pieno il target al termine di una gara fantastica, risalito forte dalle retrovie dopo pochi giri, ha battagliato per tutta la gara con Rudy Oliva, Marco Baldassarre e il rivale per il titolo Federico Drago, tutti su Aprilia. Da quel momento il suo unico pensiero è stato provare a chiudere la gara davanti a Drago, risultato che gli avrebbe permesso di festeggiare il titolo. Così è stato, perché sotto la bandiera scacchi alla fine di un ultimo giro al Cardiopalmo, Scagnetti si è ritrovato secondo alle spalle di un ottimo Rudy Oliva. Il pugliese ha fatto sua una vittoria importante e davanti allo stesso Drago con Baldassarre quarto. È andata bene, è stata una bella gara, ringrazio tutti, ringrazio i meccanici, ringrazio la mamma e il papà, ringrazio tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Ma dopo delle pessime qualifiche partivo dalla penultima fila, sono riuscito a partire subito bene, ho trovato subito i miei avversari lì davanti e me la sono giocata fino alla fine. C'era un forte vento, quindi era importantissimo il gioco delle scie. Ah, sono soddisfattissimo del risultato, mi sembra ancora vero. Oggi abbiamo fatto una bella gara, molto combattuta con Scagnetti, eravamo 2 in lotta per il titolo, alla fine abbiamo fatto secondo e terzo in volatissima per pochi millesimi e purtroppo mi è andata male a me perché a pari punti ha vinto lui il titolo e pazienza. E ringrazio chi mi ha aiutato, ringrazio la Jolly Moto, ringrazio gli amici, grazie.